per cui mi scuserete, ma dovrò scappare, dovrò andare via, praticamente subito. Io credo che il convegno di oggi, che è stato organizzato dal professor Fioretti, che è all'interno anche della cornice del dottorato in patrimoni archeologici, architettonici e paesaggistici, forse l'ho detto bene, manca storici. manca storici, però c'è anche la partecipazione del dottorato in patrimoni storici e filosofici. E c'è anche la compartecipazione dell'itinerario culturale della Rotta dei Fenici. E beh, io comunque devo ringraziare tutti questi attori che hanno reso possibile questo convegno, questo primo momento importante di comunicazione del patrimonio materiale e immateriale, che è uno degli argomenti importanti del nostro secolo, del nostro XXI secolo. Perché abbiamo sempre la necessità di trovare forme di comunicare, di interessare, di appassionare e di far diventare protagoniste le persone che entrano in uno spazio pubblico dove è possibile guardare la bellezza. Perché ciò di cui noi a volte ci dimentichiamo, io per primo, è che quando entriamo in uno spazio pubblico dove c'è qualcosa, dove esiste un patrimonio, ripeto, materiale o immateriale, siamo di fronte a qualcosa di bello. E questa idea di bellezza che deve riprendere, do dobbiamo riprendere il gusto della bellezza, che non è soltanto la bellezza platonica, ma è una bellezza che ci avvolge, che ci interessa, di cui è possibile fare esperienza, perché altrimenti la bellezza rimane solo un concetto esterno ed estraneo. Io, diciamo, sono veramente molto, molto felice di questa occasione, perché ci dà la possibilità di andare oltre, di guardare oltre, quelle che sono anche le nostre ricerche di base, di farle diventare applicate, perché l'applicazione è forse il momento in cui anche nello studio archeologico, ma la stessa cosa possiamo dire nello studio storico, paleografico o anche filosofico, guarda non soltanto alla divulgazione, ma proprio al modo attraverso cui è possibile riprendere anche le questioni della stessa ricerca. Noi ci siamo appassionati a questo mondo perché avevamo delle domande e queste domande possono continuare a svilupparsi se nell'incontro con gli altri, nell'incontro con le persone che accolgono le nostre ricerche, possiamo continuare a evolvere le nostre domande, perché ahimè, abbiamo un'età in cui abbiamo bisogno delle domande, soprattutto delle domande dei giovani e delle giovani che ci sono qui. Quindi grazie, grazie per questo momento e buon lavoro a tutti. Allora, tutti, ringrazio il mio personale della nostra presidente, che è stato in Egitto, Elena Tano, l'Università di Bari, ma le persone che sono qui in tavola con me, gli organizzatori di questa giornata, Paolo Bonzio, professore Volpe, che ovviamente con cui condividiamo tanti percorsi. Prima, sentivo quello che diceva Paolo, penso che queste sono delle opportunità. Una volta si parlava del concetto delle pietre rotolanti, delle Rolling Stones, come se fossero delle pietroline nel fiume che vanno, seguiamo la corrente, incontrandoci, scambiandoci contatti, cresciamo tutti quanti. Queste sono le occasioni in cui questi scambi, queste contaminazioni ci aiutano a crescere. Io ho scelto di fare questo lavoro perché, quando ero studente, mi è capitato di incontrare persone che mi hanno influenzato e che hanno dato un'ottica diversa nella vita, per cui poi ho seguito un percorso grazie a questi incontri. Apparentemente casuali, in effetti sono forse segnali da qualche parte nelle stelle, per quello che riguarda il mio intervento, io brevemente descriverò
se possiamo vedere PowerPoint o qualche slide giusto per darvi delle idee, no? Per fare l'intervento strutturato, che cos'è la rotta dei fenici? In Italia abbiamo un gap di informazione da questo punto di vista, in Italia devo spiegare un po' se sono gli italiani del Consiglio d'Europa. Ecco. Scusate, io appunto vi ci vediamo nel pomeriggio. Buon lavoro. Cosa sono gli idee del Consiglio d'Europa? È una sorta di eccellenza a livello internazionale nel campo degli itinerari culturali. È l'unica certificazione al mondo sugli itinerari culturali. Seguiamo cinque campi di azione, in particolare... Ma già condiviso lo schermo, no? Vedete la ricerca e sviluppo è il punto numero uno, quindi il rapporto con il mondo della ricerca, sia formazione che dei giovani. Al secondo punto l'interpretazione, la funzione narrativa di questo patrimonio che si traduce anche in memoria europea, che noi traduciamo in una rete di musei, di cui oggi sentirete alcuni esempi. Il terzo punto è la cittadinanza europea, la visione dei giovani, perché tutte le attività a livello del Consiglio d'Europa guardano alle nuove generazioni. Quindi un forte orientamento nei confronti dei giovani a tutti i livelli, sia dalle scuole, con l'università e poi per l'inserimento nella società. E infine la pratica contemporanea di queste attività, per cui abbiamo sviluppato una rete di festival in collaborazione con altri attori culturali, e infine il turismo culturale che ora stiamo riconvertendo proprio ora da Madrid, dalla fine del turismo di Madrid, l'Organizzazione Mondiale del Turismo ci ha proposto di sviluppare il tema del turismo rigenerativo culturale. Cioè, i patrimoni culturali diventano strumento di rigenerazione dei territori. Ma soprattutto gli itinerari culturali sono un network di paesi che sono toccati da Rotte Fenici, sono 15 in tre continenti, più abbiamo degli accordi che stiamo sviluppando con i paesi americani. E il principio è quello di scambiare buone pratiche, idee, proposte, formazione, tutto quello che può essere utile per crescere tutti quanti, in un'ottica ovviamente, il principio del Consiglio d'Europa, di pace, dialogo e democrazia. Immaginate questi temi al giorno d'oggi quanto siano importanti. Quindi attraverso la cultura si possono aprire ponti con altri territori e con altri principi. L'anno scorso abbiamo celebrato il 20° anniversario, perché la rotta esiste dal 2003, il sentimento certificato dal Consiglio d'Europa, e lo definisco anche un sistema di certificazione, perché in effetti attraverso l'adesione all'itinerario noi certifichiamo non solo i territori, quindi le destinazioni culturali, ma anche gli attrattori. Quindi collaboriamo, ad esempio, dei musei, dei parchi archeologici, quindi tutto quello che sono gli attrattori culturali del sistema, attraverso il principio di adesione al network. Quindi si partecipa a questa associazione internazionale condividendo idee, proposte e tutto il resto. Ovviamente anche operatori e comunità, ispirandoci alla Convenzione di Faro. E alcuni numeri, 152 membri sono i soci della rotta, soltanto 26 sono alle università oggi, ma abbiamo continue richieste universitarie da oltre 12 paesi. Ieri hanno fatto una riunione, ci sono presenti 8 paesi, si scambiano idee, proposte, progetti, nuove iniziative, nuove idee. 15 paesi, 18 collaborazioni scientifiche, 14 progetti europei. Lavoriamo molto con i fondi europei, quindi da questo punto di vista è fondamentale il contributo, più tutta una serie di accordi di collaborazione che possiamo tradurre poi nella slide successiva nella rete dei musei. Questa rete dei musei è una rete che è stata premiata nel 2021 dall'Università Yale americana come una delle prime reti al mondo per lo scambio di idee tra università e musei. Quindi questo è un esempio di come le attività che noi facciamo ogni giorno possono diventare attività ispirazione per tutti gli altri all'interno, nel principio del Rolling Stones, dicevo prima. Ma la slide successiva ci dice quali sono le università coinvolte. Bari ha un ruolo importantissimo in questa rete, non solo perché la coordinatrice del comitato scientifico è la professoressa Tulisco, qui c'era Paolo Ponzio, ma anche come stiamo dimostrando oggi, sono iniziative che sono molto preziose per l'intera rete. Altri principi importanti, le SMART, questo dal 2016, la nostra rete di ricerca ha sviluppato questo modello che è stato adottato sia dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa e ora anche dall'Organizzazione degli Stati Americani. Partendo dalla Convenzione di Faro, sono le comunità che decidono la strategia del proprio territorio. Quindi i nostri soci sono i primi protagonisti del processo di sviluppo territorio per territorio che mettendosi insieme creano poi dei percorsi. Noi non abbiamo un percorso rigido, lo creiamo in base alle comunità, alla loro metterli in linea, e le chiamiamo smart. In genere seguiamo antiche vie. Abbiamo alcuni esempi, per esempio nel sud della Spagna, in Andalusia, è una rete sui liberi, e a Cipro sono reti legate, e qui vedete l'esempio di quante smart e centri di interpretazione, che è l'altra metodologia che abbiamo, le stelle sono i centri di interpretazione.
avanti. Nella zona siamo stati ispirazione dell'area Osaira, abbiamo collaborato con l'Unione Europea che ha aggiuntato la metodologia, per cui tutti i fondi di Osaira sono ispirati a questi modelli. E alcuni progetti europei, mettiamo in gioco anche le nostre competenze per quanto riguarda lo scambio con altre realtà, e nella slide successiva un aspetto importante che riguarda anche questa zona, ci stiamo lavorando, gli ecomusei del mare con il principio di valorizzazione dell'identità del mare. Ieri nella riunione si è parlato del mare come uno dei temi su cui puntare per il prossimo anno. Infine, la rete dei tour operator. Il nostro presidente è un tour operator, ma i tour operator che si sono associati a noi attraverso l'Organizzazione Mondiale del Turismo e quindi ci aiutano a far discendere sui territori i risultati di questo lavoro. Come vedete, è un percorso virtuoso. Si parte dalla ricerca, che è fondamentale, la rigore scientifica e la ricerca, ma poi alla fine, attraverso il coinvolgimento degli esperti e delle comunità, si arriva al prodotto finale, che è quello di creare economia attraverso il patrimonio. Nell'ultima slide, una verificazione del turismo rigenerativo che intende lasciare ogni luogo migliore di come lo si aveva trovato. Questa è la nuova sfida che andiamo a cercare. Stiamo aderendo alla Glasgow Declaration, che è il principio sui cambiamenti climatici, quindi una rete mondiale dedicata a questo, e da lì tutta una serie di conseguenze. La giornata di oggi sarà molto interessante perché sentirete esempi di quelle che sono le attività dei nostri associati, quindi potremo avviare una riflessione congiunta su queste tematiche. Buon lavoro a tutti. Sono solo pochissime parole, abbiamo un programma molto intenso, peraltro per intensificare ulteriormente il nostro programma. Oggi per il nostro dottorato c'è un momento anche significativo perché c'era la prima tesi di dottorato che viene discussa e quindi si chiude, dire, un ciclo, primo ciclo, quindi c'è anche questa attività da garantire. E io sono molto contento di aver realizzato nell'ambito dei seminari dialoghi sul patrimonio culturale questa giornata. Quindi ringrazio molto Paolo, Elisabetta, per aver pensato insieme questa giornata. Sono molto contento di collaborare con un'espressione del Consiglio d'Europa che svolge una funzione preziosissima, che è ancora poco nota e poco valorizzata nel nostro paese. La Convenzione di Faro, come sapete, è stata ratificata solo nel 2020, pur risalendo al 2005. Ora abbiamo bisogno quasi di un non un ripensamento, ma un aggiornamento. Perché pensate, noi oggi discuteremo di musei nella rivoluzione digitale. Ma la stessa Convenzione di Faro, che risale al 2005, è pre-rivoluzione digitale, o meglio, era agli inizi della rivoluzione digitale. Se noi pensiamo, se non ricordo male, che questo strumento qui è del 2005. Quindi è evidente che dobbiamo ripensare, perché c'è nuovi strumenti, nuovi linguaggi, nuove tecnologie, ma soprattutto nuove culture, nuove mentalità e nuovi pubblici, come sono quelli dei giovani. Quindi molto importante avere una riflessione sul ruolo del museo oggi in questo ambito complesso di rivoluzione digitale, in un momento poi per certi aspetti tragico, guerre, la Convenzione di Faro è nata dopo una guerra e oggi ci ritroviamo ancora in un momento di guerra e in un momento di profonde trasformazioni climatiche, ambientali, sanitarie. Quindi il museo è un luogo importantissimo per le comunità, per l'incontro tra culture, per l'incontro tra sensibilità diverse, e oggi dobbiamo farlo ancora di più utilizzando bene gli strumenti digitali, perché c'è anche un cattivo uso degli strumenti digitali. Quindi la rivoluzione digitale, a mio parere, non deve essere ovviamente una rivoluzione solo tecnologica, ma deve essere una mentale, culturale, in grado di includere e di facilitare l'accesso alla conoscenza da parte di pezzi sempre più ampi di società. Chiudo immediatamente, ma non dobbiamo dimenticare che in Italia quasi il 60% della popolazione non ha un briciolo di vita culturale.
Nel senso che non legge un libro in un anno, non va al cinema, non va al teatro, non entra in un museo. Questi dati sono ancora più tragici al sud, sono ancora più tragici tra i luoghi al sud. Quindi noi abbiamo necessità di riflettere insieme, trovare strumenti, appunto, archeologi, storici dell'arte, esperti di tecnologie digitali, architetti, antropologi, abbiamo bisogno di creare nuovi linguaggi, nuovi strumenti per ripensare il museo, che non significa buttare a mare tutto quello che è stato il museo finora, ma certamente dobbiamo ripensare. E soprattutto, appunto, darci come obiettivo principale quello non è, di non essere soltanto noi specialisti a pensare un museo e a renderlo fruibile, ma trovare delle procedure difficilissime per un coinvolgimento degli stessi fruitori di un museo fin dalle fasi di progettazione di un museo. Mi fermo qui, ancora grazie per questa opportunità, avremo veramente tanto da imparare e da discutere sicuramente, i nostri si chiamano dialoghi sul patrimonio culturale, sarà anche questa, spero, una giornata di dialogo, perché poi è lo spirito del Consiglio d'Europa, del dialogo tra i paesi e tra le persone. Grazie. Bene, grazie, grazie a Giulio Volpe, grazie a tutti. Veramente sarò ancora più breve di quanto non siano stati coloro che mi hanno preceduto, anche perché abbiamo una decina di minuti di ritardo sulla tabella di marcia e la giornata sarà intensa. Un doveroso e non formale ringraziamento a chi ci ha aiutati anche materialmente a organizzare e gestire la giornata di oggi, e sono collaboratori più o meno giovani, più o meno esperti, ma tutti intelligenti, sensibili, appassionati e generosi. E io non li enumero uno per uno, ma insomma li guardo negli occhi adesso, loro sanno. Grazie. Solo due parole per presentarvi anche l'altro pezzo del dipartimento che sta dentro questa storia di oggi, che è un progetto che si chiude proprio in questi giorni, progetto Horizon Europe Seeds, hub universitario multidisciplinare, percorsi innovativi per la digitalizzazione e la valorizzazione dei beni culturali scritti, che come dire, è veramente l'emblema dell'auspicio e della direzione che indicava Giulio Volpe nel suo intervento di saluto, ossia la necessità che noi scienziati umanisti abbiamo di ripensare il nostro ruolo non soltanto dentro le istituzioni nelle quali costruiamo pezzo dopo pezzo il nostro lavoro come ricerca e come disseminazione, ma anche nella società, e non solo perché ce lo chiede il PNRR con le sue parole d'ordine, ma perché è una necessità reale, concreta, di ripensare il nostro ruolo e di rielaborare anche i nostri linguaggi, i nostri modi di pensare al nostro rapporto con il patrimonio culturale in tutte le sue sfaccettature. Questo progetto è un esempio, se volete piccolo, se volete limitato a una peculiare tipologia di bene culturale, che è quello scritto, ma cerca, pur nel suo piccolo, di innovare sia sul versante dell'apporto degli umanisti, innovare le domande, innovare le soluzioni, le idee, le prospettive, sia sul versante di coloro che con gli strumenti dell'informatica dialogano e costruiscono con noi strategie innovative per, in questo caso, la digitalizzazione dei beni culturali scritti, con una convinzione di fondo, e con questa chiudo il mio intervento, che molto spesso pensiamo alla digitalizzazione come a un processo che ci allontana dalla materialità dei beni che noi digitalizziamo. Invece, una delle sfide più interessanti e più importanti che noi abbiamo di fronte è proprio quello di capire come fare a convivere, far convivere la necessità di preservare e acquisire in maniera sempre più sofisticata la complessità pluridimensionale della materialità dei nostri beni culturali, materialità che ha un profondo
profondo valore storico tanto quanto i dati, diciamo così, di contenuto che sono in essi raccolti con la digitalizzazione. La giornata di oggi sarà organizzata in questa maniera: una prima parte, la mattina, divisa in due da una breve pausa, in cui ascolteremo delle buone pratiche, esperienze di musei che stanno già lavorando in questa direzione e condivideranno con noi musei e anche, come dire, forze intellettuali che lavorano per i musei, intorno ai musei. E poi una tavola rotonda nel pomeriggio in cui il dialogo sarà forse, credo, ancora più intenso. Dunque, io mi fermo qui. Grazie a tutti di essere qui e grazie anche a coloro che sono collegati a distanza e buon lavoro a tutti. Passiamo alla parola. Passiamo alla parola all'interno della parola. Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Iniziamo questa prima parte della giornata. Come avete sentito, faremo delle presentazioni. Io stesso farò una breve presentazione di un progetto che abbiamo avviato assieme agli SPC del CNR. Io sono molto felice di essere qui con voi questa mattina per diversi motivi. Il primo è anche legato al mio rapporto con la Rotta dei Fenici, che è iniziato nel 2010, quando assegnai una tesi di laurea, la prima in Italia sulla Rotta dei Fenici, a Sara Ferrari. E all'accordo che poi all'università, dove allora ero professore all'Università IULM di Milano, siglammo con la Rotta dei Fenici. E conobbi il direttore Antonio Barone appunto una quindicina d'anni fa. Sara Ferrari oggi è vice direttore della Rotta dei Fenici, quindi sono felicissimo di essere qui in questa giornata che raccoglie le esperienze della Rotta dei Fenici, le relazioni della Rotta dei Fenici con le università, e qui veniamo al secondo motivo: sono le prime volte che sono all'Ateneo di Bari, ma conosco molti colleghi che insegnano e lavorano in questa università. Sono molto legato a Giulio Volpe, che ringrazio anche Paolo Ponzio dell'invito. E sono contento di questa platea, perché è una platea che riesce ricercatori e riesce dottorandi. Credo che la maggior parte di loro sono appunto dottorandi. Ecco, non credo di essere stato mai di fronte a una platea con così tanti dottorandi, quindi complimenti. Sono questi due dottorati che avete sentito prima, e poi perché siamo a conclusione di un progetto europeo, anche come avete sentito, l'Horizon Seeds, collega la materialità della scrittura alla scrittura, e quindi è un bellissimo esempio, secondo me, di questo intreccio, no? Del nostro lavoro all'università. Io sono professore alla Statale di Milano, dove insegno archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente Antico, quindi io mi occupo di Mesopotamia e vi dirò qualcosa, ovviamente, anche di musei e di Mesopotamia. Non posso non farlo. La mattinata, dopo il mio intervento, prosegue con due comunicazioni: una prima che sarà in collegamento, e una seconda in presenza. C'è un cambiamento nel programma, perché purtroppo Rashid Shamoun non si potrà collegare per dei problemi di salute nell'ultimo momento, quindi purtroppo non avremo la possibilità di ascoltare l'importantissimo lavoro che si sta facendo in Libano.
e invece avremo la comunicazione che era prevista nella seconda parte della mattinata di Sandro De Bono dell'Università di Malta, quindi alle 10.30, siamo un po' in ritardo, insomma avremo Sandro De Bono al posto di Rashid Shaul. Non perdo tempo e quindi vado a aprire. Il mio PowerPoint. Grazie. Quando appunto mi è stato chiesto di coordinare, ma di dire anche qualcosa su l'attività, il lavoro che stiamo svolgendo su delle questioni museali legate al patrimonio del vicino Oriente antico, avevo inizialmente pensato di dire qualcosa su proprio i musei dell'Iraq e della Siria e su quello che stiamo facendo in questi territori, ma anche poi visto il carattere delle pratiche che si svolgono in Italia e si collegano alla rotta dei Fenici, ho deciso di raccontarvi qualcosa di un progetto che stiamo conducendo da un paio d'anni assieme al CNR. Per arrivare al senso di questo progetto, però, vi dico veramente due parole su il corrispettivo museale dei paesi del Medio Oriente. Non vi dirò nulla dei grandi musei che ospitano collezioni vicino orientali, che chiaramente sono il British Museum, i musei del Louvre e i musei di Berlino, musei peraltro che sono chiusi, come sapete, i musei di Berlino, credo solo la Germania si possa permettere di chiudere dei musei per, si dice 2027, ma i miei colleghi, la direttrice del Dipartimento di Berlino mi dice che andremo avanti fino al 2030, mi sembra una cosa allucinante che uno dei più grandi musei di un paese come la Germania decida di fare un'operazione. Su questo si potrebbe anche discutere, ma vi dirò appunto le tappe in maniera brevissima delle collezioni mesopotamiche nei grandi musei dei paesi del Medio Oriente. Il primo museo di fatto è un museo che nasce dall'impero ottomano, il museo archeologico di Istanbul, di Costantinopoli, e quindi chi va a Istanbul e va a vedere quel museo si troverà delle statue di sovrani mesopotamici e può rimanere un po' perplesso, ma ovviamente quello era il museo delle grandi collezioni del periodo dell'impero ottomano che, come sapete, raccoglie collezioni di materiali provenienti da Iraq fino alla fine della prima guerra mondiale, mentre collezioni mesopotamiche affluivano nei grandi musei europei. E poi nascono i musei dell'epoca dei protettorati francesi e inglesi, quindi i grandi musei di Baghdad, il Museo Nazionale di Baghdad e il Museo Nazionale di Baghdad sono musei occidentali per concezione e per struttura. Quindi un museo imperiale, un museo coloniale, un neocoloniale se vogliamo, siamo nell'epoca dei protettorati. E poi la terza fase è la fase dei musei nazionali che sono, per quanto riguarda l'Iraq e la Siria, ancora musei coloniali, perché chi li fa sono sempre degli occidentali, sono, potremmo dire, dei direttori consulenti in qualche maniera, che indirizzano anche la ricerca archeologica di questi paesi, tranne il Museo delle Civiltà Anatoliche, che nasce con il padre della patria, con Ataturk, il Museo di Ankara. E qui abbiamo una prima svolta. In quel caso sono le civiltà anatoliche che devono essere raccolte e comunicate, quindi cambia ulteriormente, abbiamo un ulteriore approccio e infine arriviamo al periodo, diciamo, saddamiano in Iraq e di Assad padre in Siria, e nascono dei musei strani per certi versi, perché Saddam e Assad vogliono che in ogni luogo del paese sia presente qualcosa di tutto il paese,
E quindi troviamo a Sulemania, io lavoro nel Kurdistan iracheno, a Sulemania andiamo e troviamo una tavoletta proveniente da Ur, cioè dal sud della Mesopotamia. Capite? Come se andando a Como o andando a Torino io devo trovare qualcosa della Sicilia, della Campania, della Magna Grecia, dell'antica Roma. Bisogna trovare in ogni parte del paese le radici del paese, e su questo è un altro aspetto interessante, se volete. E poi c'è l'ultima fase, quella attuale, quella a cui contribuiamo anche noi con un approccio però completamente diverso, che è quello di mantenere questo legame con il resto, con le antiche civiltà dell'intero paese. Non possiamo annullare quei musei, ma raccontare il territorio, quindi anche contribuire a cercare un legame con il territorio. Tutto questo sarebbe un percorso lineare che andrebbe bene se non fosse in questi paesi stato interrotto dalle distruzioni dei musei. Quindi noi abbiamo una fase nella nostra archeologia dell'Oriente che è la fase della cancellazione della memoria. Ricorderete tutti, 2003, dopo la liberazione da parte dell'esercito americano di Baghdad, i tre giorni interi di saccheggio del museo di Baghdad, con migliaia di reperti trafugati, con gli archivi cartacei dati alle fiamme distrutti, quindi si è perso la connessione di moltissimi oggetti, soprattutto quelli piccoli di valore, sigilli cilindrici, le piccole tavolette, che non avevano un database digitale, quindi si perse questo collegamento. Le cose più importanti fortunatamente tornarono e furono restaurate, altre invece non sono mai rientrate. E poi periodo di Daesh, occupazione di Mosul, distruzione connessa al fondamentalismo islamico del museo di Mosul, il secondo museo più importante dell'Iraq, in quel caso distruzione, siamo tra il 2014 e il 2017, insieme alla distruzione anche di molti monumenti delle più importanti città dell'antica Siria. Le capitali dell'antica Siria erano controllate dall'ISIS. E quindi distruzione per motivi ideologici, di fondamentalismo ideologico, che c'è sempre stato. Noi non dobbiamo, da occidentali, relazionarci a quelle distruzioni del patrimonio culturale come è una cosa dell'Islam, perché queste sono sempre avvenute nella storia dell'umanità. Bisogna rifletterci. Il mio maestro Paolo Mattia ha scritto un libro proprio su distruzioni, saccheggi e rinascite, per dirci: attenzione, guardate, dopo la rivoluzione francese è stata cancellato un pezzo della storia culturale e della storia dell'arte di un paese, e per non parlare delle distruzioni ideologiche che sono avvenute in tutte le guerre, che avvengono in tutte le guerre. E le rinascite, perché il Museo Archeologico di Baghdad è stato rinaugurato, il Centro Scavi e Ricerche di Torino, l'Italia è protagonista anche di azioni importanti per la rinascita di questi grandi musei. Non so se ci siamo capiti, parliamo del museo più importante al mondo della storia dell'antica Mesopotamia, uguale per importanza al Museo del Cairo per l'Egitto antico, e del secondo museo più importante del paese, non in assoluto ovviamente, ma senz'altro il Museo Nazionale di Baghdad era il museo più importante al mondo per Mesopotamia. Quindi la catastrofe è stata gigantesca. Ecco, allora, che fare noi lì? Non ve lo racconterò oggi. Noi abbiamo diversi, l'Italia è il paese che ha più missioni archeologiche nell'Iran. È stato pubblicato da poco dalla Treccani un bellissimo volume sulle ricerche archeologiche italiane nel paese. Quindi siamo presenti sul territorio, lavoriamo nei musei, contribuendo sia con i reperti che troviamo nei nostri scavi, sia con
progetti di valorizzazione, però ci siamo detti dobbiamo anche lavorare dall'altra parte, cioè dobbiamo creare delle connessioni, non solo andando lì, formando, facendo venire studenti da noi, ma anche lavorare su che cosa? Su quello che c'è del patrimonio dell'antica Mesopotamia e del vicino Oriente in generale in Italia. C'è qualcosa? Sì, c'è, non c'è tantissimo quanto, per esempio, c'è di Antico Egitto, di Torino, credo sia considerato non da tutti, ma il secondo, diciamo, probabilmente al mondo per importanza, quindi c'erano decine di migliaia di reperti egiziani, di Mesopotamia, di Vicino Oriente c'è molto meno, però questo molto meno ha una sua peculiarità, una sua importanza, una sua particolarità che vi cercherò di far vedere molto velocemente. Quindi l'Università di Trattare è un progetto che era già partito quando ero all'Università IUN di Milano, ma è proseguito e si è formalizzato quando sono arrivato all'Università Statale di Milano. È un progetto congiunto della Statale, coordinato da me, insieme all'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, che oggi peraltro è presente come Istituto delle Comunicazioni, coordinato da Tatiana Pedrazzi. L'ISPC CNR fa parte della rete della rotta dei Fenici. Tatiana era con noi nella riunione, e a questo e qui dunque le due istituzioni si sono unite nel strutturare un progetto che abbia come obiettivo lo studio senz'altro, ma soprattutto la valorizzazione e la comunicazione di tutte le collezioni disperse sul nostro territorio relative alle civiltà del vicino Oriente antico. È costruito questo progetto sull'idea del network. Noi siamo le due istituzioni principali, abbiamo un main partner che è l'Università di Torino, e il network è fatto da i vari musei che hanno le collezioni, ma anche per esempio università che hanno musei universitari, perché ci sono diversi musei universitari che hanno collezioni del vicino Oriente. Lavoriamo insieme all'ICOM Italia sugli studi di provenienza, che è un aspetto fondamentale della ricerca dei museum studies e assolutamente per quanto riguarda collezioni etnografiche e archeologiche provenienti da altri paesi, è assolutamente fondamentale ricostruire non solo la biografia del reperto, ma anche la storia del reperto all'interno della collezione. Con gli strumenti digitali abbiamo un database Arcoa e un website, un web GIS, l'obiettivo finale è quello di avere un museo digitale che raccolga assieme tutte queste collezioni che sono, qui semplicemente un'immagine in cui vedete i due musei più importanti che hanno collezioni mesopotamiche in questo caso, che sono il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e i Musei Reali di Torino, che sono anche i due musei nazionali che fanno parte del network del progetto. E dunque, da una parte, l'idea è quella di creare un archivio digitale unificato per promuovere la conoscenza delle collezioni e delle civiltà, quindi da un lato come si sono formate queste collezioni e perché ci sono, e dall'altro comunicare ovviamente le antiche civiltà vicino orientali. Questi progetti hanno, secondo me, il grande merito di creare dei team e dei gruppi di lavoro multidisciplinari, che sono essenziali, ovviamente, e nel caso nostro ovviamente abbiamo assiriologi, archeologi, ma anche esperti di archivistica, di comunicazioni digitali, di digital humanities in generale. Questo progetto si collega a un altro che è appena iniziato, che è un PRIN PNRR, che si chiama DIWA o DIVA, che è basato proprio sul ricreare un dialogo tra le comunità, i reperti, le collezioni mesopotamiche presenti in Italia, centrato sui due casi più importanti, cioè Firenze e Musei Reali di Torino, cioè i due grandi musei nazionali
è un progetto sempre CNR, ISPC e statale assieme alle unità di Torino, dell'Università di Torino e dell'Università di Firenze. Vado veloce solo per darvi un'idea del lavoro su un progetto di questo tipo. Passiamo da collezioni che hanno un migliaio circa di reperti a musei che hanno due tavolette. Il Museo dell'Olivo, per esempio, ha due tavolette, due contratti in cui si citano nei testi cuneiformi la produzione di olio d'olivo, oppure il Museo della Ceramica di Faenza, che ha solo ceramiche, però ha ceramiche che raccontano tutta la storia della ceramica mesopotamica, per esempio, in Italia, e la collegano anche a altre produzioni ceramiche. Gli archivi sono archivi che si formano nel corso della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, che però raccontano che cosa? Raccontano la storia dei viaggiatori italiani, in questo caso ovviamente, che si recano nell'Oriente a conoscere, entrano in contatto con le antiche civiltà. L'esempio più importante è quello del Museo di Como, il museo legato agli archivi di Alfonso Garovaglio, che appunto pubblica questo libro Viaggio nella Siria centrale nella Mesopotamia, ma anche redige dei taccuini con i suoi appunti, con le sue immagini. Qui vedete dei rilievi neoassiri che aveva visto a Ninive, i suoi viaggi con gli spostamenti lungo il Tigri e l'Eufrate, quindi anche questo è un elemento importantissimo. A blocchi velocissimo, il primo lavoro che si fa in questo caso è un archivio digitale unificato di tutto quello che sappiamo e che è stato pubblicato su queste collezioni, quindi usando Zotero abbiamo raccolto tutto ciò che è stato pubblicato fin appunto dall'inizio, dalla fine dell'Ottocento fino alle cose più recenti, e quindi è disponibile, poi è fruibile direttamente agli studiosi. Qui vedete appunto la catalogazione e la raccolta. Alcune pubblicazioni sono state scansionate, non erano in formato digitale, ovviamente le più antiche, e poi la gestione dei dati, che è il più possibile la stiamo facendo con programmi disponibili gratuitamente. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale del progetto, è l'open science, che è assolutamente imprescindibile. In alcuni casi ci scontriamo con il discorso delle immagini, ma fortunatamente un po' di meno rispetto ad altre situazioni. Quindi su tutti i lavori, anche sulla fotomodellazione 3D, stiamo cercando di lavorare sul discorso di utilizzo di programmi gratuiti. Il GIS, il QGIS e il WebGIS, in cui abbiamo raccolto tutte le collezioni, che sono oltre 50. Abbiamo oltre 50 musei che ospitano collezioni di materiali vicino orientali. E vi prego di guardare appunto la diversità dei musei che fanno parte della rete, no? Quindi abbiamo musei nazionali, musei regionali, musei municipali, musei universitari. Il principio base per noi è che siano collezioni visibili, fruibili, aperte, quindi no collezioni private. Non abbiamo inserito le collezioni ovviamente del Vaticano, quindi non ci sono il Pontificio Istituto Biblico e non ci sono i musei vaticani, che hanno collezioni ovviamente di Vicino Oriente. Stiamo lavorando su quelle italiane, non ci occupiamo delle collezioni private, ma attenzione, le raccogliamo, le scriviamo e le comunichiamo alle soprintendenze, perché dal 2003, ragazzi, il saccheggio dei siti archeologici della Siria, della Mesopotamia, dell'Iraq prima e della Siria poi, hanno portato a invadere il mercato antiquario di reperti provenienti dai siti dell'antico Oriente. La survey continua, stiamo facendo sistematicamente, contattiamo sistematicamente tutte le realtà museali per sapere se ci sono, abbiamo scoperto realtà museali che non erano neanche note che avevano reperti provenienti dalla Mesopotamia, quindi un work in progress, perché ci sono donazioni, possono arrivare materiali nuovi, quindi bisogna monitorare costantemente sia per il discorso del traffico illecito dei beni culturali provenienti da questi paesi, sia per aggiornare la mappatura.
tutto ciò è gestibile, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di reperti, del database siamo arrivati a quasi 3.500 reperti, ce ne sono un 5.000, quindi è maneggiabile per lavorare in maniera efficace e veloce anche in un progetto che deve necessariamente durare 50 anni. Qui vedete le concentrazioni, vedete l'assenza del sud che, su cui ragioniamo, perché è legata proprio anche alla mancanza di queste figure di viaggiatori, di collezionisti, che è più una realtà del centro nord e soprattutto del nord, Torino, la Lombardia e dunque questo è il motivo, ma appunto abbiamo all'interno del gruppo chi si occupa proprio della storia del collezionismo che sta ricostruendo la situazione. Qui vedete i musei, la distribuzione delle tavolette cuneiformi, che sono la maggior parte delle collezioni, e i Musei Reali di Torino, che hanno inaugurato nel 2022 la sala mesopotamica con il nuovo allestimento, anche grazie al lavoro del progetto Arcoa. Il Digital Archive, elaborato dagli informatici del CNR, qui io diciamo c'è una simulazione di come funziona, è un database relazionale estremamente complesso, con molte, molte realtà di documentazione che interagiscono tra loro. Adesso non perdo tempo a farvi vedere tutto il funzionamento, chi è interessato poi ci può scrivere, siamo ovviamente disponibili a dare informazioni. Qui vedete il funzionamento, lo schema è molto complesso, però è interessante che si lavora con gli studenti, si lavora con i ricercatori del CNR, quindi anche ci fanno tirocini tra CNR, SPC e le università coinvolte nel progetto. Qui i momenti di lavoro a Torino, ecco Biassono, piccolissimo museo con una collezione di coroplastica siriana del bronzo antico. Come è possibile che ci sia Biassono? Ma è una presenza importante. La fotomodellazione 3D con appunto test di elaborazione per cercare poi di arrivare a utilizzare anche dei programmi dei programmi gratuiti. L'aspetto della comunicazione ovviamente è importante, ma anche l'aspetto dell'utilizzo didattico di queste collezioni per gli studenti che si occupano di Vicino Oriente, quindi Torino è fortunato per l'Egitto e per la Mesopotamia, perché possono andare lì gli studenti a lavorare direttamente sulla tavoletta, sui rilievi assiri, sui reperti, insomma, quindi non è male, ma le realtà disseminate permettono di farlo in molti luoghi. E poi tutto l'aspetto della divulgazione e della comunicazione. Concludo solo dicendo che la fase che stiamo attivando adesso post pandemia è quella di lavoro sulle comunità locali, quindi questi musei offrono la possibilità di fare interagire le comunità, diciamo, di migranti, per capirsi, presenti sul territorio con le comunità locali. Un museo come il Museo Civico di Como ha collezioni della realtà del territorio, collezioni archeologiche, ma anche le collezioni mesopotamiche. Questa è una straordinaria opportunità di dialogo. Come si crea questo dialogo? Si crea costruendo dei momenti di condivisione, di dialogo tra i reperti, una epigrafe romana che dialoga con un'iscrizione cuneiforme, cioè un mattone del re Nabucodonosor. Quindi insomma è una cosa abbastanza incredibile, no? Quindi i reperti che dialogano, le comunità e le persone che possono dialogare possono stabilire un rapporto soggettivo con questi reperti, che è altrettanto importante quanto quello scientifico. È il diritto di ognuno di noi di crearsi un rapporto con il reperto e con quello che quel reperto gli dice, gli comunica. C'è un bellissimo progetto del MUDEC di Milano, del Museo delle Culture, con cui noi collaboriamo, che è la creazione di racconti da parte di persone che vanno nei magazzini del museo, scelgono dei reperti e costruiscono delle storie legate ovviamente a quel museo etnografico, quindi a collezioni da tutto il mondo, si costruiscono le loro storie e le raccontano al pubblico. E noi adesso stiamo iniziando
fortunatamente possiamo di nuovo lavorare nei musei, questa nuova fase che è, secondo me, fondamentale. Ecco, avere sul territorio tante realtà diverse di questo tipo che ci collegano a queste civiltà ci può permettere, attraverso gli strumenti digitali, soprattutto, di ricreare questo rapporto tra locale e globale, se volete, no? Tra Italia e civiltà dei paesi del Medio Oriente e le loro antiche civiltà, ma la straordinaria opportunità è anche quella, appunto, di poter lavorare nello specifico del territorio, ma allo stesso tempo riuscire ad avere un respiro, una ricaduta che è globale attraverso gli strumenti della rete e attraverso gli strumenti digitali. Grazie mille. Se ci sono domande, mi automodero. Ecco. Sì, sono Nicola Pannucci, di Scandali. Sei dei dati relazionali, tutti dei dati relazionali che avete scelto, e se ci sono delle relazioni con standard e con quali critici. La seconda, se ritenete che il progetto di Italia possa essere un progetto spendibile per aggiungere ulteriori opzioni di interazione utente nelle collezioni digitali per raccontare anche con oggetti digitali. Non ho seguito, scusa, la seconda parte della tua domanda. Se si può implementare in una... e quindi creare relazioni anche in tipo dinamico, perché lì intervengono partecipativamente sulle collezioni, un'opzione che stanno esplorando in ambito di diritto economico sulle digital library, se può essere utile anche per le collezioni museali. Sicuramente può essere utile, io non so, non ti so rispondere tecnicamente alla tua domanda molto specifica e la girerò al gruppo, diciamo, informatico che lavorano sulle digital humanities del gruppo, quindi magari se ti darò una risposta più specifica su questa che non ti so dare. Quello che ti posso dire è che questo database è ospitato nel repository del CNR, quindi risponde a tutti gli standard anche di sicurezza dei dati, e una parte di questo database sarà accessibile dal sito web, che sarà collegato al database, perché è previsto, diciamo, una serie di campi che verranno pescati direttamente dal sito web, e saranno soltanto quelli che compariranno, e ci sarà quindi una fruizione fondamentalmente di una parte del database all'utente normale e al WebGIS, perché io poi non l'ho fatto vedere, ma per motivi di tempo la parte finale è proprio quella del WebGIS, che ha l'idea di poter viaggiare tra le collezioni sul territorio e i luoghi, perché ovviamente l'aspetto fondamentale è cercare di ricreare queste connessioni, non per tutti i reperti è possibile, però ecco, se c'è un rilievo proveniente da Ninive in quella collezione, io devo capire perché è quella collezione, qual è la sua storia, e poi devo poter ricreare questo viaggio verso. Quindi c'è una panna, un'interfaccia che soltanto seleziona alcune cose, mentre il database, anche perché ovviamente bisogna relazionarsi alla documentazione dei vari musei, noi possiamo, abbiamo l'autorizzazione, però ovviamente diamo tutta la nostra documentazione anche agli archivi dei diversi musei, però non la possiamo rendere aperta. Per quanto riguarda l'implementazione, sicuramente sì, certo, un aspetto fondamentale anche sul fronte del poter mettere in collegamento queste collezioni con altre collezioni, ovviamente. Però, ti ripeto, sulla parte proprio
tecnica che mi hai chiesto, mi riservo di girare la questione. Se sei interessato, mi scrivi, sicuramente ti mettiamo in contatto con tutto il gruppo. Grazie. Prego. Sì, assolutamente. Riprendiamo la discussione, andiamo avanti con la seconda comunicazione, che è una comunicazione.